Buongiorno, ora vi vado a insegnare a fare una vinaigrette. La vinaigrette è un condimento che si può usare non solo per le insalate di verdura, ma insalate di verdura con carni bianche, con carni rosse o solo di carne. Innanzitutto bisogna partire con un po' di sale fine, in questo modo. Poi si prende l'aceto e si mettono alcune gocce, è ovvio, in base al quantitativo che noi dobbiamo produrre. Cerchiamo di fare sciogliere il sale il più possibile. A questo punto vado a mettere ancora un po' di aceto, ormai il sale è sciolto, un po' di pepe macinato fresco e vado a scuotere nuovamente. A questo punto bisogna mettere l'olio a filo per far sì che leghi bene questa salsa. Ecco, deve diventare quasi cremoso. In questo modo, pian piano, a filo, come dovessimo fare una maionese. Cerchiamo di amalgamare bene tutto assieme. E questo condimento poi è già pronto. Quando noi dobbiamo fare un'insalata, ripeto, qualunque tipo di insalata, dobbiamo solamente più versarlo sopra e girare e la nostra insalata è pronta. Quando il nostro preparato sarà ben emulsionato, è pronto ad essere usato e attenzione, possiamo mantenerlo in frigo quanto tempo vogliamo. L'importante è che quando riteniamo opportuno riutilizzarlo, lo ritiriamo fuori dal frigo alcuni minuti prima e lo scuotiamo di nuovo energicamente con una frusta e lui tornerà ad essere cremoso come quando l'abbiamo fatto.